Potrebbe essere la svolta definitiva nel caso di Katia Dello Marino, la 41enne ritrovata senza vite con la testa fracassata lo scorso 12 luglio sul greto del torrente Afra a Sansepolcro. Peter Polverini, 24enne di San Giustino Umbro, si trova in carcere dallo scorso 16 ottobre con l'accusa di aver ucciso la donna. Adesso spuntano delle indiscrezioni ancora in attesa della conferma ufficiale. Il DNA rinvenuto nelle tracce di sangue sul martello, sul panno e sull'automobile, una Nissan utilizzata da Peter Polverini, la notte tra l'11 e il 12 luglio coinciderebbe con quello di Katia Dello Marino. Era stato lo stesso giovane il giorno dell'arresto a far ritrovare il martello, secondo gli inquirenti l'arma del delitto e lo straccio intriso di sangue prima di chiudersi in un assoluto silenzio ancora non interrotto. Adesso è attesa dunque l'ufficialità e la relazione scientifica.